Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Ieri avevo promesso un video sulla Juve che poi non vi ho portato, per un motivo. Volevo cercare di far respirare quello che avevo fatto sugli avversari, sulle altre squadre, perché ho visto che, vabbè, naturalmente è andato un po' peggio rispetto agli altri, ma quando si parla di Juve siamo più targettizzati, no? E invece quando si parla delle altre squadre, ovviamente qualcuno potrebbe benissimo non interessare. Quindi ho preferito dargli respiro, in modo che magari uno che non l'aveva ancora visto e magari aspettava di uscire dal lavoro così, potesse andarselo a vedere. Tanto non c'è fretta, abbiamo una settimana tranquilla. Noi la Champions purtroppo non la giochiamo, non possiamo vivere una notte come quella del Milan di ieri sera, che vince per 2-1 contro il PSG. Tira un po' sulla testa rispetto a quelle che erano state le ultime prestazioni, soprattutto gli ultimi risultati dei rossoneri, e questo mi fa ancora dire, ragazzi, che avere la Juventus senza coppe è un dramma per il tifoso, un dramma per il calciatore, un dramma per l'allenatore, un dramma per la società, per motivi economici, per motivi lavorativi, per motivi di intrattenimento, per tutto quello che volete, ma lato campo poi torna tutto indietro. Lato campo la Juve questo vantaggio ce l'ha, e credo che il Milan sia stato la dimostrazione lampante di questa cosa, perché la partita contro l'Udinese dell'altra sera è relativa sicuramente alla partita col PSG, che era quella più importante per il Milan in questo momento. Quindi secondo me qualche punto il Milan lo sta perdendo per via di un girone di Champions infernale, e che comunque ieri sera ha rimesso in piedi. Ma torniamo in topic con la Juve. Oggi voglio parlarvi delle parole di Szczęsny, perché sono circolate soltanto le frasi relative agli 89 minuti di sofferenza, anch'io ve le ho citate negli altri video, ma secondo me c'è molto di più da analizzare nelle parole di Szczęsny, e c'è un discorso interessantissimo da fare legato a questo. Quindi, per quello che ho le cuffie, vi faccio ascoltare quella che è l'intervista di Szczęsny a Sky Sport al termine di Fiorentina-Juventus 0-1, e poi le commentiamo insieme. Non posso farvelo vedere per problemi di copyright, però possiamo ascoltarle, eccole qua. Ecco, parto con la stessa domanda che ho fatto ad Allegri. Adesso lui non ci sta sentendo, perché qui nei corridoi più contenti per il meno 2 dall'Inter e per il più 7 sull'Atalanta. Il meno 2 sbilancia. Più contenti per il più 3 guadagnati oggi. Cioè, è troppo presto per guardare la classifica. Stiamo facendo bene, stiamo portando a casa dei risultati positivi anche in trasferta. L'ultima a Milano, oggi a Firenze, sono delle partite molto, molto difficili. Quindi siamo molto contenti di quello che stiamo facendo. Ecco, è vero che è presto, però se si guarda l'anno scorso, dopo 11 partite eravate a 10 punti dal primo posto e avevate 7 punti in meno. Oggi siete a 2 punti e avete appunto 7 punti in più. Qualcosa di diverso rispetto all'anno scorso, anche al punto di vista. Anche perché c'è la possibilità che quest'anno non ci tolgono altri 10. quindi è sempre un passo davanti. No, comunque siamo messi molto meglio rispetto all'anno scorso. Però siamo dopo 10-11 partite, io non so neanche quanti punti abbiamo, ti dico la verità, quindi bisogna fare un passo alla 26. Volta e preparare bene la prossima contro il Cagliari. Senti, ma cosa è cambiato adesso al di là dei punti, dei più 10, meno 10, quello che è? Cosa è cambiato all'interno dello spogliatoio rispetto all'anno scorso? C'è più consapevolezza? C'è un spirito molto bello, abbiamo una squadra giovane, nessuno si sente più importante degli altri. E ci sono tanti giocatori che hanno un grande margine di crescita, e questa unione del gruppo, anche dei momenti difficili, perché oggi abbiamo passato dei momenti difficili, circa 89 minuti, che ti fanno portare a casa il risultato. Quindi no, siamo molto contenti, perché portare a casa i 3 punti da Firenze non è facile. Sono 6 partite che non prendete gol. Una volta ti avevo fatto una domanda sulle parate e tu mi hai detto: sono io che le rendo semplici. Ecco, quella su punizione di Biraghi è sembrata difficile, adesso non so se per te è stata semplice. Sembrava difficile, secondo me non è stata molto difficile, non era molto angolato il tiro, però va parato lo stesso. Ti sei fatto male sbattendo? Sì, ho preso il palo con l'avambraccio, ma niente di particolare. Molto, molto, molto umile, Wojciech Szczęsny, e secondo me mai banale quando parla ai microfoni. Allora, secondo me ci sono diversi concetti importanti. Voglio partire dal primo. Szczęsny dice: siamo una squadra giovane, ma soprattutto nessuno si sente più importante di quegli altri. Questo è un passaggio fondamentale, ragazzi. È un passaggio fondamentale per un motivo solo. Szczęsny, dicendolo ma non dicendolo allo stesso tempo, fa capire che probabilmente l'anno scorso nello spogliatoio c'era qualcuno
che si era elevato, diciamo, sopra tutti gli altri calciatori per status, per qualsiasi motivo, per qualsiasi tipo di cosa. Comunque l'anno scorso c'era qualcuno che si sentiva più importante nello spogliatoio. Queste cose non sono mai ben viste, non sono mai ben viste, non prendiamoci in giro. Szczęsny ha espresso dei concetti in un italiano perfetto, per tornare un po' alla polemica dell'anno scorso, ma io credo che quando parla Szczęsny bisogna stare tutti zitti e ascoltare, perché Szczęsny è un personaggio raro da trovare all'interno del mondo del calcio. Cioè, uno come Szczęsny che va in conferenza stampa post partita e ti dice con tutta la sincerità del mondo quello che pensa, non è mica facile da trovare, eh? All'interno di un mondo in cui viene abusato, si abusa di politicamente corretto. Perché Szczęsny ti fa anche la battuta e dice: non so neanche quanti punti abbiamo, non la guardo mica la classifica. Ma non è una battuta, lo pensa davvero, non sa magari in quel momento quanti punti ha. E poi Szczęsny fa un passaggio fondamentale che secondo me deve essere un esempio per tutti i tifosi sportivi in Italia, nel mondo. Io parlo dell'Italia perché lavoriamo sull'Italia, conosciamo l'Italia e tutta questa roba qua. Szczęsny dice: contenti per i 3 punti perché li abbiamo vinti a Firenze e sono stati importantissimi. E questo arriva anche grazie al fatto che nello spogliatoio c'è un bel clima, c'è tira una bella aria, siamo tutti compatti, siamo tutti felici. Meraviglioso. Szczęsny dice: tra Milano e Firenze era difficile vincere e portare a casa quei 3 punti, quindi quei 3 punti lì sono pesantissimi. Allo stesso tempo Szczęsny però ti fa la battuta che non è una battuta sugli 89 minuti di sofferenza. Che cosa significa? Che nell'analisi di Szczęsny sono comprese tutte le componenti di cui vi parlavo l'altro giorno nelle pagelle, quando vi parlavo del fatto che sono due verità: il fatto che la Juventus abbia conquistato 3 punti fondamentali ma che allo stesso tempo non abbia fatto una bella partita, una non annulla quell'altra. Szczęsny le dice tutte e due, e io credo che il tifoso della Juventus sia contentissimo di sentire che anche i protagonisti, anche chi ha dovuto difendere la porta della Juve, si trova d'accordo con questo, e cioè che la Juventus ha sofferto anche troppo, anche in maniera eccessiva, ma che allo stesso tempo quella sofferenza ti ha portato il risultato. Tradotto: non accontentiamoci, non è stata una bella prestazione, non è quello che possiamo dare e che dobbiamo dare all'interno di questa stagione per tutte le partite. Ma quella vittoria comunque ci ha portato 3 punti. Quel modo di soffrire comunque è andata bene, perché è andata bene perché abbiamo sofferto per tutta la partita, ma abbiamo conquistato 3 punti pesantissimi. Io non capisco perché non si debba dire questa roba, perché tanti tifosi ti dicono semplicemente: abbiamo vinto, punto, va bene così. No, non va bene così, e lo riconoscono anche i protagonisti. E Szczęsny, che è uno che è senza filtri, questa cosa te la fa passare. È il fatto di ammettere che la Juventus ha sofferto per 89 minuti, è andata in difficoltà per 89 minuti, ed è evidente, è un dato di fatto, chiunque abbia visto la partita ha percepito questa cosa. Poi ci sono delle persone che non lo vogliono dire, ma ammettere che la Juventus ha sofferto per 89 minuti su 97 rende quei 3 punti meno pesanti, meno belli, meno efficaci? Da 3 diventano 2? Da 3 diventa 1? Da 3 diventa 0? No, il risultato rimane lo stesso. I 3 punti rimangono lo stesso, la vittoria rimane lo stesso. E allora non vedo perché non dire che la Juventus ha sofferto anche in maniera eccessiva e che non può essere quello lo standard della partita. Perché mi sono ritrovato tanti commenti all'interno del video post partita, quello a caldo e quello anche del giorno dopo, di persone che mi dicevano: ma che cosa te ne frega, abbiamo vinto, cosa stai qui a criticare? Ragazzi, l'1-0 di Firenze è diverso dall'1-0 col Verona, è diverso anche dall'1-0 con il Milan. Sono 3 partite differenti, e l'1-0 di Firenze mi ha ricordato troppo lo 0-0 di Bergamo. Poi abbiamo fatto gol l'altra sera, cosa che a Bergamo non abbiamo fatto. La Fiorentina ha tirato tanto di più rispetto all'Atalanta, ma è stata comunque più pericolosa in quelle occasioni. E poi il risultato sono 3 punti meravigliosi, perché per me guardare la classifica e essere a -2 dall'Inter e pensare di aver conquistato quei 3 punti a Firenze dopo 5 anni è meraviglioso. Però allo stesso tempo, ragazzi, il fatto che si sia sofferto con la Fiorentina e che si sia sofferto per 89 minuti e in maniera eccessiva, e che probabilmente è un risultato bugiardo per quello che ci ha raccontato la partita, non va a sminuire la partita, non va a sminuire la classifica, non va a sminuire niente. E io sono contentissimo che ci siano dei giocatori, dei calciatori come Szczęsny, che sono comunque dei giocatori internazionali, perché Szczęsny è un giocatore internazionale,
dal punto di vista della Juve, dal punto di vista dell'Arsenal, dal punto di vista della sua nazionale, ha giocato tantissime partite in Europa, è uno dei calciatori con lo status internazionale più elevato all'interno della Juve, e che ti parla di parità di giocatori all'interno dello spogliatoio, in modo che non ci siano quelli che si sentano meglio di quegli altri, e che ti parli di partita che è stata vinta in maniera sofferta, ma quei tre punti siano comunque fondamentali. Szczęsny è l'esempio che secondo me, lo standard che si dovrebbe raggiungere all'interno delle conferenze stampa post partita, e cioè analizzarla veramente come è andata. Io non capisco perché tante persone non vogliano dire, o tanti tesserati anche non vogliano riconoscere il fatto che si possa soffrire all'interno della partita, cioè può capitare, e può capitare come l'altra sera, anche se spero che non capiti più, perché per me è stata una partita proprio brutta da vedere e da vivere, con un'ansia addosso incredibile, che si possa soffrire anche per 89 minuti. È questo che non riesco a capire, cioè il fatto che venga messo non va a intaccare né la classifica, né i punti, né la vittoria stessa, ed è giustissimo dirlo. E quindi un grosso applauso a Szczęsny, che secondo me quando parla non è mai banale, anche l'anno scorso ha parlato 2-3 volte, ma ha espresso dei concetti non banali, ha fatto capire cosa significa vestire la maglia della Juventus, uno che forse di quelli che l'ha capito di più, anche perché appartiene al ciclo degli scudetti, ha vissuto giocatori importantissimi nello spogliatoio, ha avuto la fortuna di poter giocare anche con Gigi Buffon, ha avuto la fortuna anche di essere riserva e avere Gigi come riserva, quindi credo che sia probabilmente l'unico portiere al mondo che possa vantare un record di questo tipo. E la stessa cosa è successa anche con Alisson alla Roma, se ben ricordo, quindi sicuramente stiamo parlando di portieri che poi hanno scritto pagine e pagine di storia a livello mondiale, europeo, storia del calcio, punto. E credo che Szczęsny sia un esempio, e credo che Szczęsny sia un senatore all'interno dello spogliatoio, di quelli che parla poco, ma quando parla è giusto ascoltarli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.